la seduta del 4 giugno. Sanità, emodinamica e federazione. Presidenza Compagnia di San Paolo. Delegazione sindacale delle province. 7 giorni in consiglio. Nella seduta del 4 giugno il Consiglio regionale ha approvato un ordine del giorno per chiedere le dimissioni del presidente della Fondazione San Paolo. In una pausa dei lavori è stata ricevuta una delegazione sindacale delle province. Nel pomeriggio ha svolto un ampio dibattito sulle comunicazioni della Giunta sulla sanità. In primo piano. Ampio dibattito in aula il 4 giugno sulla posizione della Giunta in merito alla questione sanità, espresse dagli assessori al bilancio Gilberto Pichetto e alla sanità Ugo Cavallera. Nei loro interventi i consiglieri di opposizione hanno evidenziato mancanza di chiarezza e di dialogo da parte della Giunta sui problemi di bilancio e di riorganizzazione della sanità piemontese. In aula oggi non solo l'assessore Cavallera alla sanità ma anche l'assessore Pichetto hanno continuato a prendere in giro sia l'opposizione sia la comunità piemontese perché non hanno saputo spiegarci i costi di ottimizzazione delle emodinamiche e le motivazioni che hanno indotto la Giunta a fare il ricorso al Consiglio di Stato. Quindi è una costante presa in giro nei confronti dei cittadini piemontesi e lo stesso vale anche per le federazioni. La Giunta adesso ha un doppio binario davanti a sé, da un lato la gestione del piano di rientro che sarà triennale in modo da riportare la sanità piemontese anche dal punto di vista dei conti al nord del mondo e il completamento della riforma sanitaria gestendo con attenzione degli interlocutori più grandi e più importanti a partire dall'università lo sviluppo delle federazioni che io penso possano diventare l'inizio della prossima legislatura. Intercedere presso la Compagnia di San Paolo affinché chieda formalmente le dimissioni di Sergio Chiamparino dalla carica di presidente della Fondazione. È la richiesta contenuta nell'ordine del giorno approvato in aula, 23 sì, 13 no, 3 astenuti e 8 non votanti, presentato come primo firmatario da Augusta Montaruli di Fratelli d'Italia. Una delegazione di rappresentanti sindacali delle province piemontesi, che ha sottolineato il momento di grave difficoltà in cui gli enti si trovano a operare, è stata ricevuta a Palazzo Lascaris dal presidente del Consiglio regionale Valerio Cattaneo e dai vicepresidenti Fabrizio Comba e Roberto Placido. Erano presenti all'incontro l'assessore regionale agli enti locali Riccardo Molinari, il presidente dell'Unione delle province piemontesi Massimo Nobili e numerosi consiglieri di tutti i gruppi. In breve. Domenica 16 giugno alle 9.30 al Teatro Carignano di Torino si svolge il convegno Meridionali e Resistenza, il contributo del Sud alla lotta di liberazione in Piemonte 1943-1945, promosso dal Consiglio regionale del Piemonte sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica. L'incontro approfondirà le storie dei singoli, le difficoltà del dopoguerra, il ritorno nelle famiglie lasciate anni prima, la fatica quotidiana per sopravvivere in un'Italia impoverita dalla guerra, la ricerca di un lavoro. L'ingresso è libero fino a esaurimento posti. Alla Biblioteca della Regione a Torino, fino al 6 settembre, la mostra Lo specchio di un'epoca, le cartoline illustrate, Art Nouveau e Art Deco. Curata dalla collezionista Silla Boella, la rassegna propone una raffinata serie di esemplari, espressione della chiara valenza artistica che la cartolina illustrata assunse tra la fine dell'Ottocento e gli anni 30 del Novecento. Sono le mie cartoline, le ho raccolte in 20 anni, le amo una per una, mi piacciono, mi piace leggere cosa c'è scritto anche, infatti molte sono viaggiate proprio per questo, perché esprimono veramente i sentimenti di un'epoca, il linguaggio poi è diverso, però i sentimenti sono uguali, i sentimenti che abbiamo adesso li avevano allora, di gioia, di amore e anche di tristezza. Premiati a Palazzo Lascaris i vincitori del concorso Cultura della legalità e dell'uso responsabile del denaro. I riconoscimenti sono stati consegnati agli studenti dal consigliere segretario Tullio Ponso, delegato all'Osservatorio Usura. Il concorso era rivolto agli studenti delle scuole superiori. Sono stati premiati i primi 10 video giudicati migliori per originalità, efficacia della comunicazione, coerenza con le finalità del bando e impatto emotivo. Giugno ricco di novità per la Biblioteca della Regione, che quest'anno ospita a bordo di un battello sul Po il tradizionale ciclo di conferenze letterarie che si svolgeva nel giardino di Palazzo Sormani.
Nel primo appuntamento, a bordo del battello Valentino II, la docente di moda e costume Monica Pontet è intervenuta sul tema «L'abito fluttuando tra storia, aneddoti e racconti». Le prossime conferenze si svolgeranno alle 15.30, partenza dai Murazzi, dal lunedì al giovedì fino al 13 giugno. Ho visto che c'è molto interessamento da parte del pubblico che è venuto, che ha partecipato, quindi è un'iniziativa che spero che si possa continuare nei prossimi anni, perché almeno così riusciamo a dare un qualcosa in più ai nostri cittadini, che così riescono a vedere il fiume, le nostre bellezze in una maniera un po' diversa, che magari sono abituati a vederli sul tram, a vederli in giro per la città. A Palazzo Lascaris si è svolto l'incontro per la presentazione del libro Il Centro Pannunzio è un maestro di libera cultura, testimonianze su Pierfranco Quaglieni, come occasione dei 45 anni di attività culturale del centro. Il Centro Pannunzio è un grande strumento di dialogo tra le grandi culture presenti in Piemonte, la cultura liberal democratica, quella cattolico-democratica, quella socialista. È un lavoro che deve continuare anche per la sua capacità di parlare alle nuove generazioni, perché non dimentichino la resistenza con quello che ha significato la tragedia di Auschwitz, per citarla più importante, non dimentichi il legame con la Costituzione, non dimentichi la ricerca della giustizia e della solidarietà. Un lavoro grande che credo sia giusto che continui. È stato presentato a Palazzo Lascaris l'epistolario cavuriano, straordinaria testimonianza sulla vita e l'attività del grande statista piemontese. L'opera raccoglie le lettere di Camillo Benso di Cavour, che partono dalla fanciullezza, 1815, fino agli ultimi giorni di vita, nel 1861. Il lavoro di raccolta, durato 50 anni, dal 1962, che ha ordinato 8.600 lettere corredate di 7.000 risposte, per un totale di 16.652 pagine in 34 tomi. È una vera e propria storia d'Italia. Si vede un Cavour colto, un Cavour che ha studiato a fondo. Tutto quello che faceva non era il frutto di un genio, perché era un genio, ma è un frutto di uno studio continuo. Secondo, si vede un Cavour che ama il Piemonte, ma ama l'Italia, cioè vuole fare l'Italia. Terzo, si vede il Cavour europeo, l'Italia inserita nel contesto europeo. Ha fatto tappa nel cortile d'onore di Palazzo Lascaris Piemonte in Canto, Festival della Coralità Piemontese 2013, con l'esibizione delle corali Andolla di Villa d'Ossola, VCO, La Rupe di Quincinetto, Torino, e del coro polifonico giovanile Vox Viva di Torino. Organizzato dall'Associazione Cori Piemontesi, l'iniziativa propone fino all'8 dicembre 22 concerti cui partecipano oltre 60 gruppi corali. È un evento sul territorio di grandissima portata, 8 le province rappresentate, perciò tutte, 22 concerti sul territorio, 89 cori impegnati, circa 2.400 coristi. Un grandissimo evento che spazia dalla musica popolare al canto dotto, polifonico, alla musica del 400, del 600, alla musica operistica. Qualcosa mai fatto prima, per testimoniare quale movimento è l'Associazione Cori Piemontesi. Con la conferenza su La lotta agli sprechi alimentari, esperienza e confronto tra Regione Piemonte, Città di Torino e Slow Food, si è chiuso il ciclo di incontri dedicati al cibo ospitati dalla Biblioteca della Regione. Il penultimo appuntamento è stato dedicato al rapporto diretto tra produttore e consumatore, la filiera corta come best practice di intelligenza alimentare. Il progetto di Coldiretti comprende appunto a pieno lo sviluppo di un percorso di filiera corta con i mercati, con le botteghe, con i gruppi d'acquisto. Tutto questo sta avendo un bellissimo successo e ha un bellissimo riscontro nei confronti del cittadino e del consumatore, che è sempre più informato, cerca prodotto locale di qualità e tracciabile. Sì, finalmente sono molti, sempre di più cittadini che vogliono svolgere un ruolo da protagonisti nelle scelte alimentari quotidiane. E la filiera corta è uno di questi degli strumenti, che è tutto un processo culturale che si sta affermando con forza e che punta proprio a permettere al cittadino di sentirsi protagonista e non un meccanismo di un circuito commerciale di cui non capisce più il senso.
Una sala affollata e partecipe ha decretato all'Auditorium Toscanini di Torino il successo del concerto per la 67esima Festa della Repubblica, organizzato dal Consiglio regionale del Piemonte, Comitato Resistenza Costituzione, in collaborazione con l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, Compagnia di San Paolo e Fondazione CRT. Ad essere festeggiati con il ricco programma di sala sono stati due maestri come Giuseppe Verdi e Richard Wagner nell'anniversario per i 200 anni della nascita. L'orchestra della RAI, diretta dal giovane e coinvolgente maestro Daniele Rustioni, ha eseguito una serie di celebri brani tratti da Nabucco, Traviata, Il Trovatore, I Vespri Siciliani, Simon Boccanegra, L'Olandese Volante, Tannhäuser e i maestri cantori di Norimberga, impreziositi dall'interpretazione del soprano Elisa Balbo e del baritono Simone Piazzola. L'evento ha ampliato la sua platea grazie alla trasmissione in diretta su Rai 5, Radio 3, in streaming video sul sito del Consiglio regionale e ha raggiunto anche gli italiani all'estero su Rai Italia. Con Giuseppe Verdi e Wagner per la Festa della Repubblica dall'Auditorium Rai di Torino, insieme a uno dei gioielli della musica che è l'Orchestra Nazionale Sinfonica della Rai da Torino, per tutta Italia con Rai 5, per tutti gli italiani nel mondo. Modo migliore per festeggiare il 2 giugno penso che non ci poteva essere.